Buon giovedì a tutti voi e grazie di essere qui anche oggi. Vediamo insieme le anticipazioni di Terra Amara delle puntate che vedremo in questi giorni. Come sempre, se vi va, iscrivetevi al canale per ricevere altre anticipazioni e se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Detto questo, iniziamo. Per pagare il debito che ha con Atip, Gafur ha dovuto rubare i gioielli di Sanie per poterli vendere e ricavarne il denaro necessario. L'uomo così, per non far capire a sua moglie il vero motivo per cui i suoi gioielli siano scomparsi, decide di simulare un furto nella loro casa. Così una mattina, quando Sanie entra nella sua dimora, trova tutto in disordine e scopre che sono scomparsi sia i suoi gioielli e sia degli oggetti preziosi appartenenti a Gafur. La ragazza urla subito al furto, allertando tutta la tenuta Yaman. Da lei accorrono Unkar e Gulten, oltre a Gafur, che fa finta di nulla e monta un vero e proprio show. L'uomo si mostra disperato perché l'orologio che apparteneva a suo padre è sparito e dice con fermezza che è stato Setin che ha rubato nella sua casa. Anche per Unkar questa è una stupidaggine, ma Gafur decide di darci dentro e, fingendosi furioso, corre proprio all'azienda di Fekeli per cercare Setin. Una volta arrivato lì, il capomastro degli Yaman si scontra proprio con il Mas, al quale spiega quello che è successo. Il suo braccio destro ha rubato i gioielli della sua famiglia. Akaya ovviamente non gli crede, tira un ceffone a Gafur e insieme a Setin lo riporta alla tenuta, suggerendo a Unkar di fare più attenzione ai suoi operai e sottolineando che le persone che lavorano per lui non sono ladri, ma onesti. Per Sanie questa è una vergogna, suo marito ne ha combinata un'altra delle sue. Più tardi torna a casa Demir, che arrabbiatissimo annuncia a sua madre e a Zuleya che a causa di Ilmas sta avendo grossi problemi per aprire la sua grande impresa. Ci vogliono infatti ben 25 milioni e lui tutto quel denaro non ce l'ha. Demir vuole vendere quasi tutte le proprietà di famiglia per poter raccogliere i soldi, ma Unkar non è assolutamente d'accordo con lui. Il giorno seguente Hatip semina discordia, ma questa volta non tra gli Yaman, ma tra Ilmas e Ali Rahmet. L'uomo infatti va da Ilmas e gli dice che il suo padrino ha ridato ad Unkar i famosi terreni che lei gli aveva venduto quando Demir era in carcere. Akaya non crede alle sue orecchie e con la rabbia a mille corre da Fekeli e lo attacca verbalmente chiedendogli se è vero quello che ha saputo. Ali gli conferma tutto, ma gli dice di aver fatto ciò per una questione di correttezza e onestà. Del resto lui ha solo dato una mano ad Unkar, che in quel momento era una madre disperata che non sapeva come aiutare suo figlio. Tra padrino e figlioccio scoppia una lite pesantissima, per questo Ilmas prende una decisione drastica. Il giovane infatti, insieme a Mushgan, lascia la casa del suo padrino e si trasferisce nell'ex dimora di Sermin, quella che si trova accanto all'abitazione degli Yaman, e fa distruggere il muro che la separava da essa. Gli Yaman non colgono bene questa novità, e specialmente Demir, che quasi scoppia per la troppa furia. Più tardi Unkar raggiunge Demir per parlare con lui di quello che sta accadendo e del fatto che non deve vendere le sue proprietà per raccogliere i soldi. Mentre i due discutono, però, anche Demir viene a sapere che Fekeli ha ridato a sua madre i terreni che aveva comprato da lei. A questo punto l'uomo vuole sapere da Unkar qual è la verità su di lei e Ali Rahmet e se è vero che tra di loro c'è stato qualcosa. Unkar decide di accontentarlo e gli confessa che sì, 40 anni fa si erano innamorati, ma fu suo padre, un uomo subdolo,
a decidere di darla in sposa al potente Adnan Yaman. La donna però dice a suo figlio che d'ora in avanti non dovrà più chiedergli nulla al riguardo e successivamente gli impedisce letteralmente di vendere pezzi importanti dei suoi possedimenti. Nel frattempo Zuleya decide di fare un gesto carino, che di per sé può risultare particolare. Con in mano un piatto colmo di una pietanza preparata da Fadik, va a trovare Mushgan nella sua casa e le dice che voleva darle il benvenuto. Tra le due donne l'imbarazzo è palpabile, ma entrambe si dicono che volendo possono essere amiche e mettere all'angolo il passato. Ma chissà se le cose andranno proprio così. Da lontano Sanie e Fadik osservano l'incontro, ma non ci vedono nulla di buono. Più tardi Mushgan va a trovare sua zia, con la quale però ha un brutto diverbio, visto che questa le dice che dovrebbe convincere il Mas e tornare a vivere lì, a casa di Fekeli. Successivamente la dottoressa parla proprio con Fekeli, il quale però le dice di non sentirsi in colpa. È arrabbiato per quello che è successo, ma è giusto che lei abbia seguito suo marito. Si fa sera, è ora di cena. Mushgan decide di gettare nella spazzatura il cibo che le ha portato Zuleya e serve ad Ilmas il suo cibo preferito, una pietanza preparata da lei. La dottoressa però tramite Gulten fa arrivare un po' della pietanza preparata da lei a casa degli Yaman, nello stesso piatto che ha usato Zuleya. Un Kar riconosce il piatto della sua famiglia e a questo punto Zuleya dice quello che ha fatto. Ha portato del cibo a Mushgan per darle il benvenuto. Demir pare infuriarsi un poco, ma Unkar difende Zuleya e dice che invece ha fatto un bel gesto. Del resto, loro sono in guerra con il Mas e non con la dottoressa. Nel frattempo, a casa di Fekeli, Beise monta una scenetta e con tanto di valigia alla mano finge di voler andare via. Ali Rakhmet però le apre nuovamente le porte della sua casa e le dice che può restare lì. Beise ovviamente subito accetta. La donna è una vera vipera, tant'è che tratta malissimo la povera Nasire. Unkar ha saputo da Sanie che Hatip e Sermin sono amanti. Per questo ha deciso di usare questa vicenda per mettere in atto la sua vendetta. La donna ha fatto sapere alla moglie di Hatip, Nasie, che suo marito la tradisce e per questo scoppia un vero e proprio caos, perché Nasie, con tanto di guardie, va a casa di Sermin e vi trova lì proprio il suo coniuge. I due amanti vengono così arrestati con l'accusa di adulterio. Sermin e Hatip cercano di districarsi da questo guaio dicendo che si tratta di un malinteso, ma ovviamente nessuno gli crede e per questo, dopo un colloquio con la polizia, vengono trasferiti in carcere. Nel frattempo Mushgan e Ilmas hanno organizzato una serata con i loro amici nel giardino della loro nuova casa. Tra gli invitati ci sono anche Yulide, la procuratrice, e Sabatin. Tra i due sembra nascere qualcosa. Zuleya, da lontano, osserva la piccola festa e piange immersa nella tristezza. A farle coraggio ci pensa proprio un Kar, che le suggerisce di essere felice per quello che ha e lasciar perdere il Mas, ormai impegnato totalmente con Mushgan. Demir, intanto, anche dopo essersi consultato proprio con Zuleya, rinuncia al progetto con i tedeschi e mette all'angolo il suo grande sogno. Il giorno seguente, il Mas va a trovare la procuratrice per sapere come stanno andando le indagini sulla morte di Sengaver. Yulide gli risponde che stanno proseguendo, ma gli dice anche che sta portando avanti anche un altro caso, quello sulla morte di Erjument Yaman. A Ilmas gli si gela il sangue,
anche perché è stato lui ad uccidere quell'uomo, il cugino di Demir. Durante l'incontro con Iulide, Acaia scopre dell'adulterio di Sermine a Tip e poco dopo va all'ospedale per parlarne proprio con Sabattin. Il medico però scopre tutto ascoltando proprio una conversazione tra Ilmas e Mushgan e ci rimane malissimo. Sermin gli ha dato l'ennesima vergogna da sopportare.